Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Knights and Dragons. Oggi è finita stanotte l'arena, perché finisce alle 2 di notte per il fuso orario. E adesso dobbiamo iniziare questa nuova arena che si chiama Vendetta from the Vine. La ricompensa però top è questa epica monoterra abbastanza buona, però essendo mono si attacca. Infatti, come potete vedere, il boss epico, che non si vuole aprire, il boss epico, la ricompensa del metodo nell'arena corrisponde l'elemento a quello del boss epico, come la scorsa che era fuoco-vento. E il boss epico settimanale era a fuoco vento e fanno corrispondere. Adesso che dobbiamo iniziare l'arena, ci hanno dato la prima missione delle tre missioni arena da fare, e dobbiamo fare 8 ranked PvP battles. Quindi andiamo nell'arena, facciamo battle now e sfidiamo questo con 0 punti. Vediamo, buono, buono, ok, e questo abbiamo portato a casa. La prima milestone, che fa schifo, proprio non so neanche perché la diano ancora questa milestone. Ancora non hanno cambiato le ricompense per la streak, che nello scorso update c'era. In questo update, come abbiamo visto nel video, non c'era, non è stato riproposto, quindi non si sa. E poi devo farvi vedere una cosa sull'update che avevamo visto, che è strano che abbia sbagliato di così tanto. Gli spoiler al massimo sbagliavano gli elementi, ma le armature a cose non collegate non li sbagliavano. Poi andremo a vedere. Ate Giuseppe Negi. Questo è uno della mia gilda. Scarsoon. Easy. E poi vediamo. 3D no, che mi stanno sulle palle. Mech. Veni vidi vici. 1. Ah, yeah. Quella è anche scarsa come armatura, però ha fatto tanti danni per l'elemento. Vediamo. 2 punti alla prossima milestone. Porca puttana. Mi avrebbe dato altre 5 energie. E sapete come fare? Prendiamo queste 5 energie, andiamo negli amici e facciamo friend list, se lo prende. Andiamo giù, 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 giù in fondo e facciamo battle. Quando sfidate gli amici, se perdete prendete 0 punti, se vincete 20 punti, basta. Così abbiamo preso la milestone che servono ad aggiungere ai punti dell'arena e possiamo fare altre 5 battaglie. Andiamo, battle now, così magari riusciamo anche a andare avanti la streak. Ahia. No, mo se mi batte con la cryptid. Oh. Altre due energie per noi. Le Lobos Españoles. Due Dragon Force. Missato. Donna. Oh, ci abbiamo fatto.
7 win streak immortal. Ahimè. Forte l'attacco potenziato. Otto win streak. Siamo in una serie da 8. 3 da 0. Tutti con queste Dragonforge. Mi stavo piangendo nel video delle case, invece avevo tutti questi sculatori che non trovate. Porca puttana. Due chiavi. Abbiamo però tre energie. Un Gipsy. Mi ha fatto male a sfidare questo. Qua la perdiamo. Mi ha fatto male. Questi qua sono forti. Guarda, se missa magari. No. Ha crittato pure. Ha crittato. Invece nell'arena se perdete prendete 10 punti se avete sconfitto 1, 20 punti se ne avete sconfitti 2 e 0 punti se ne avete battuto neanche 1. Dobbiamo sfidare questo. Adesso non ho più la streak, non ho più la serie di uccisioni, di vittorie e uccisioni, ciao. Vittoria. Che cavolo. No, paura attacco, no. Ultima contro Folle Sagin. Tac. Tac. Fatto. Bene. Questa era l'arena. Mi sono lasciato prendere la mano e non ho fatto la missione. Cioè, quando è arrivato a 8, non sono andato sulla missione. Perché potevo prenderla e andare a fare quest'altra. Vinci 9 battaglie del torneo senza nessun membro del party che indossi un'armatura di fuoco. Quindi dovrei togliere la Shenfire. Abbiamo preso due chiavi d'oro, intanto. Materiale da fusione. E abbiamo lì il boss da fare. Esci, muoviti. Non esce. Eccolo qua. Combattiamo. Abbiamo bisogno di un supporto in più perché qua siamo a fare. Non riesco più a batterlo con due, mi sconfigge di poco, quindi devo mettere un altro per prendere il bonus in più. Attacco. Se ne ho spirito solo queste due, che l'altra l'ho fusa e non ho trovato un cavolo. Sempre arriva Bon Aegis. Poi alla fine ho trovato la Sharkseer. Abbiamo preso altre energie per il boss e possiamo fare un'altra battaglia nel boss. Quindi questo video si sta allungando un po' perché abbiamo altre energie con la ricompensa. Dopo devo parlare
dell'armatura sbagliata nello spoiler, che non ho capito. Tutti gli altri spoiler hanno messo giuste le armature. Il fatto è se si è trovato il set con l'anello e l'amuleto per l'armatura, era sicuro che era da guerra tra gilde, dalla war. Solo che invece non è stato così. È una cosa strana, visto che quelli dovrebbero farli uscire il gioco con le, non so come chiamare, quei file lì. E quindi non se li può inventare dal nulla i file. Che ci porta avevamo 14 energie nel boss, quindi potevamo fare un'altra dopo questa. Oh, mia. Ha perso un sacco di potenza, cioè l'ho distrutto, potevo farlo anche con due. Devastato. Altre energie ancora, non ci vogliono far finire il video. Continuiamo. Non ci fanno finire il vino, non ci fanno finire il vino. Avevamo 14 meno 6 e 8 più abbiamo preso 5, 13. Possiamo farne altre due ancora. Ci dovevamo muovere, perché non voglio fare un video lungo come i primi, che erano un po' di spiegazione. Si muovesse, uscire fuori. Di solito mi usciva il primo, finito il primo subito fuori. Adesso devo aspettare il terzo su 4. Che cavolo, uscisse fuori subito. Eccolo qua. Andiamo a 13 energie. Andiamo. Altre energie. No. Quanto siamo? Andiamo. Quante abbiamo ancora? 12, altri due attacchi, non finiamo più. Questo vino non finisce più, facciamo così, my nice. Facciamo abbandona. Facciamo più veloce. Sì, iniziamo. Speriamo esca il primo subito. No. Non vuole uscire, inutile. Si rifiuta. E se devo fare il video, mi deve far fare il video lunghissimo, quando di solito esce alla prima battaglia subito. Basta. E non mi ha mai dato così tante energie di fila. Mai. Pensavo di fare un attacco, farvelo vedere com'è questo boss e basta. Che a me non piace questo boss qui. Proprio una monoterra e la monoterra plus da fondere in futuro, sperando di ottenere qualcosa di buono. A me servirebbe un'armatura terra acqua epica buona, tipo la Shell Shock o la Dread Pirate Finery. Solo che non riesco a la Shell Shock. La Shell Shock è stata messa nell'ultimo aggiornamento tra le armature fondibili. E io
Vorrei trovarla, che è buona. Perché l'Alteterracqua non sono questo granché da fusione. Poi mi servirebbe anche il Terravento. Puntavo un Attack Titans. Attack Titans. Non lo dico forte. Buona, buona. Come Terravento da ottenere da fusione. Solo che l'ultima volta ho ottenuto una Cryptid. Che era quella dell'arena che abbiamo sconfitto lì prima, lì, abbiamo sconfitto prima e non è buona, è scarsa. L'attacco non tanto, c'è una difesa penosa. A me piaceva come aspetto, però mi piaceva. Adesso, l'ultima battaglia. Abbiamo avuto difficoltà nella, in quella di prima con la Vargar, essendo che non è. No, oh. Ho dovuto dire questo. Sbagliato. Essendo che non è quell'elemento che la batte, vediamo Zoro. E andiamo. Anche se mi sembra un po' sprecato Zoro per adesso. Quando sarà più forte il boss era da usare. Vedi che non serviva nemmeno questa volta. Cioè in quella prima sì era più forte, in questa no. Cioè, boh. Non capisco come va. Visto l'ho sprecato quello, potevo mettere un altro molto più scarso che tanto. Boh. Ma come cavolo vuole sto boss? Mi fa fare brutte figure. Ok. Siamo arrivati a quelle. A quelle milestone lì per adesso. La normale è in forgia. Qua la normale. Vieni qua. Eccola qua, un giorno e 3 ore. Abbiamo avuto altre chiavi. Andiamo. Tanto arriva la musica da fuori di merda. Mentre faccio il video, ovviamente si mettono quelle canzoni di merda fuori. Però questo è tutto. Adesso andiamo a vedere lo spoiler. Vi ricordate l'armatura da War? Non quella di questa War, cioè questa qua, bellissima, ma questa qui era, se adesso vi faccio vedere, devo uscire da KND, questa qui l'hanno messa come cesta, contenimento della cesta, subito, quando, nello spoiler. Eccola qua, da guerra, con tanto di set, anelli e amuleti esistenti, questa qua, l'hanno messa in ottenimento della cesta, quindi una di queste quattro qui, altre armature, sarà la prossima da guerra, si presuppone che sia una di queste tre, o due, queste due qua. Essendo che la terra acqua l'hanno messa, è stata l'ultima a essere messa dalla cesta, o la penultima, comunque recente. Anche questa qua, fuoco aria, è stato messo recentemente, quindi potrebbe essere anche questo, non c'è da escluderlo. Però essendo uno fuoco questo, non penso che la prossima guerra metteranno ancora a fuoco. Poi ci sono queste due qua. La mono spirito non è da molto che è uscita, però abbastanza recente. Essendo che poi c'è anche il Red Boss che sarà di fuoco a quanto pare, forse, se non si è sbagliato.
Non può essere tutto fuoco in 2 settimane, tutti di fuoco e basta. Possiamo vedere l'Armory, le Dragonforged uscite. Ah, Monospirito è stata la prima a uscire, poi c'è stata un'altra da guerra, che è questa, la Lore Masters Battleground. E l'ultima da cesta è stata la Focovento, come vi ho detto. Poi il Raid Monoterra, Spirito Vento, ed eccola qua la cesta Acqua e Terra. Essendo stata la cesta, potrebbe essere benissimo da guerra quell'altra che abbiamo visto. Come questa qua di Fuoco e Vento, però è abbastanza recente quella da cesta. E c'è stata la Bushido qua, però è molto tempo fa, come vedete, da guerra. Quindi non so, questo è uno degli errori dello spoiler, che è molto raro, cioè difficile questo errore, perché al massimo si sbaglia sugli elementi, ma non sulle armature, cioè gli elementi delle armature le puoi sbagliare, perché va in base ai colori, però non sbaglia di solito come si ottengono. Vedremo la prossima guerra cosa sarà. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video.